Natale 2013 si rinnova il ormai consueto rituale mostra mercato delle signore del calcio. Nei locali del circolo artistico abbiamo la portavoce, la professoressa Piera Bucchi. Allora, quest'anno una veramente un'eccezionale esposizione di manufatti creati dalle signore del calcio. Sì, anche quest'anno vi aspettiamo numerosi, non mancate all'appuntamento, e i nostri lavori vi aspettano. Abbiamo lavorato con passione, quindi rispondete con generosità. Quindi cosa si può dire agli amici aretini che sempre hanno risposto in maniera egregia al richiamo del Calcit? I locali sono aperti dal al e quindi intervenite numerosi qui al circolo artistico. Siamo qui da oggi 30 fino al 10 e l'orario è continuato dalle 10 del mattino alle 7 di sera. Una grande iniziativa delle nostre donne che tutto l'anno lavorano, e questa è praticamente l'esplosione delle loro capacità manuali. No, è vero, bisogna effettivamente, gli abbiamo sempre dato atto, però bisogna sempre dare atto che poi ogni anno trovano sempre qualcosa di nuovo. Questa è una mostra, si può dire, sicuramente fra le più belle di quelle che vengono fatte in questo periodo di Natale, e ovviamente è una soddisfazione prima per il gruppo femminile che si impegna nel lavoro tutto l'anno, ma poi anche per tutto il consiglio del Calcit che ovviamente di questa cosa poi se ne prende anche in parte qualche merito. È inserita nella mostra natalizia, nei saloni del circolo artistico, quest'anno c'è anche una particolare lotteria perché il premio è veramente di notevole entità e importanza. Sì, i premi sono due, una è la coperta, è una coperta che fanno sempre del gruppo femminile, e un'altra invece abbiamo voluto mettere questo quadro importante di Renato Cottuso. È una litografia di serie limitata, sono 120 in tutto, ha un valore credo importante, inestimabile perché è stata una donazione importante di una persona che aveva a cuore l'arte, perciò il biglietto costa 5 euro, ma il premio ne vale la pena.